Ciao ragazzi, sono tornato con questo nuovo video. Ci porto una doppia can strike presa su Freight. Questa volta non in semi solo come la scorsa, ma bensì c'era tutto un gruppo dietro a me ad aiutarmi. Diciamo che più che aiutarmi non oltrepassavano binari, quindi non invadevano e mi lasciavano tutta mezza mappa libera da gestirmi. Quindi li ringrazio per la pazienza, perché comunque facevano kill, ma diciamo che di sicuro ne avrebbero fatte di più se avessero oltrepassato la mappa. Questo perché stavo cercando di fare anche un gameplay su altre mappe, oltre a Freefall, come ho già detto un po' di tempo fa. Volevo fare dei bei gameplay anche su mappe che non si sono molto viste, nonostante siano buone, ragazzi. Perché adesso, se io mi organizzo e mi metto a fare lo spawn come so far uscire, vi ricordo il blitz di inizio COD dove ho fatto la campstrike in 70 secondi. So benissimo come fare uscire uno spawn del genere pure su Dominio, e su Dominio farete la partita dura circa 18 minuti. Quindi penso proprio che vedrete dei bei gameplay anche su questa mappa. Adesso questa qui era più che altro una partita perché c'era una buona lobby e non avevo voglia di uscire per cercare altre mappe. Quindi abbiamo detto: vabbè, rimaniamo, state dietro i binari, niente di nessuna organizzazione troppo particolare. E abbiamo fatto questo, ho fatto questo gameplay, ecco. La classe stavo utilizzando l'Honey Badger, la stessa della Pentakem, la stessa di tutti i gameplay in recluta su Freefall, eccetera. Niente di troppo particolare, ecco. Se la volete sapere, scrivetemi nei commenti. Però, ragazzi, quando scrivete nei commenti, state ben attenti perché io non sempre posso rispondervi. Non perché non voglio, ma perché voi non siete iscritti a Google più, o quello che avete fatto o non fatto. Insomma, alcuni di voi non posso rispondere. Quindi, se vedete che non vi rispondo, per esempio, nel video di ieri uno mi ha chiesto la classe, ero già pronto a scriverla, nonostante ci metta un po', ecco, per farlo. Ma non potevo perché non mi compariva il tasto rispondi. Comunque, sto facendo questo commentary alle 10:59 di sera e è appena finito il primo tempo del Brasile-Germania e la Germania sta vincendo 5-0 e io non so quanto finirà, non la guardo più perché ormai la partita è finita. Volevo solamente parlarvi 2 secondi, visto che siamo già a metà commentary, di questa partita. Ecco, io diciamo che già all'inizio dei mondiali avevo detto: se l'Italia esce, cosa sicura perché più di tot non poteva andare avanti, insomma, la nostra nazionale, io tiferò o Germania o Olanda o Argentina. E il caso dice che sono arrivate tutte e tre in semifinale, quindi la finale sarà Germania o contro Olanda o Argentina. Quindi ho azzeccato proprio le semifinali e finali del mondiale. Ecco, diciamo che il Brasile secondo me non meritava di arrivare in questa semifinale, infatti non si è mai vista una semifinale del mondiale così poco equilibrata, e è ovvia la risposta e la motivazione a questo, ovvero che l'hanno aiutato tantissimo. Non era assolutamente una squadra che meritava di arrivare in semifinale, solamente che giocavano in casa, quindi un po' per pubblicità, tutto che girava intorno ai soldi, insomma, hanno speso quello che hanno speso, volevano riguadagnare un po' per aver organizzato il mondiale, li hanno aiutati, gli arbitri che aiutavano, insomma, più di così non potevano di certo andare avanti, anche perché fare uscire una squadra come la Germania per far andare avanti ancora una volta il Brasile non sarebbe stato per niente giusto. Quindi la partita è andata come è andata, diciamo che per una volta non hanno aiutato il Brasile, si è visto il risultato: primo tempo 5-0. Io speravo in un 10-0, adesso non so quanto finirà perché ancora deve passare tutto il secondo tempo, ma non penso proprio in un risultato così assurdo. Forse un 7-0 ci sta. Insomma, scrivetemi qua nei commenti come è finita, anche se probabilmente la saprò già, l'avranno già scritto in 200.000 gruppi WhatsApp. Qua il gameplay comunque sta per finire, spero che vi sia piaciuta anche questa piccola riflessione sul mondiale. Ecco, io non sono un esperto, ma ho gli occhi per vedere e penso che ciò che ho detto sia giusto. Scrivetemi anche che cosa ne pensate voi nei commenti, ovviamente. E ultima cosa, per lo speciale sto organizzando sia una cosa che mi avete detto voi, ovvero vorrei riproporre lo speciale 2K, sia fare una cosa abbastanza speciale e complicata che sto organizzando io. Quindi tenetevi pronti che manca poco, appena sono pronto ve lo faccio sapere. Comunque, ragazzi, qua il gameplay è finito, spero che vi sia piaciuto, se è così mi lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non siete ancora passati alla pagina Facebook. Quindi niente, ragazzi, ho finito, ciao a tutti.